Il territorio locale sta rivelando i suoi punti di forza. I servizi logistici, la vicinanza con Milano e l'alta professionalità degli operai starebbero attirando diverse ditte straniere che vorrebbero mettere radici nella provincia piacentina. Un'importante azienda metalmeccanica tedesca sarebbe pronta ad aprire i battenti a Castelvetro Piacentino e a mettere a disposizione circa 300 posti di lavoro. Pensiamo che ci sia anche l'opportunità che nascano per il nostro territorio delle soluzioni anche aziendali economiche interessanti, questo grazie al fatto che il nostro territorio comunque ha mantenuto una sua dignità. Credo che possa essere anche questo lo sviluppo, diciamo, di una logistica intelligente che ti porta nuove aziende vicino di produttori, perché insomma, diciamo che in questo momento di crisi generale Piacenza forse con la sua calma, con la sua tranquillità eccetera, può dare delle risposte magari molto più importanti che altri territori magari più quotati. Oggi pomeriggio il Consiglio della Camera di Commercio di Piacenza ha definito le linee programmatiche del 2013 che vedono tra le priorità gli aiuti alle imprese e la costruzione di nuove infrastrutture. Nelle infrastrutture cominceremo a occuparci seriamente con la collaborazione di tutte le categorie sul problema acqua, l'acqua per il nostro territorio di Piacenza. Ma quale tipo di intervento si potrebbe fare? Parte dagli invasi alla possibilità di fare una diga, alla possibilità bisogna veramente fare uno studio, perché con lo studio solo si può capire esattamente cosa conviene fare. Quali sono le cifre stanziate per gli interventi? Stanziate per gli interventi di sviluppo economico sono più di 2 milioni di euro. Sul nostro territorio per lo sviluppo economico. Poi ci sono tutti gli altri servizi che si fanno alle imprese, il tutto per un ammontare di circa 7 milioni di euro.